Siamo con l'ingegner Pietro Maratono del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in particolare il provveditore alle opere pubbliche di Lombardia e di Emilia Romagna. Oggi lei ha parlato dei vantaggi del BIM in un appalto pubblico. Io le faccio una domanda più specifica. La sperimentazione avviata nella regione Lombardia, quali risultati ha prodotto? Ce li può sintetizzare? Innanzitutto la sperimentazione ha avuto due scopi. Uno, la formazione del personale, che è fondamentale, perché se non formiamo il personale della nostra amministrazione ovviamente diventa tutto molto più difficile. E il secondo è utilizzare via via più profondamente questi sistemi digitali in un appalto. Nella fattispecie, nel primo esempio, Lancieri Montebello è stato semplicemente una sperimentazione per formazione del personale e valutazione delle eventuali potenziali criticità del progetto tradizionale nei riguardi di possibili future varianti. Mentre invece il secondo progetto più interessante, diciamo dal punto di vista, perché è uno step successivo, il secondo progetto invece riguarda l'utilizzo dei sistemi digitali nella direzione dei lavori, quindi un appalto tradizionale che poi è stato digitalizzato e utilizzato e verrà utilizzato nella produzione proprio dei SAL, insomma della direzione dei lavori e quindi degli stati di avanzamento lavori. Parlando invece di trasparenza degli appalti e di BIM, cosa manca ancora all'Italia che diventi un obbligo? L'obbligo mai, perché l'esigenza di qualità è un'esigenza intrinseca che deve venire da un ragionamento più ampio. Obbligare è uno stato dirigista che io non condivido molto. Direi che quello che serve innanzitutto è una definizione di una strategia a livello governativo e bisogna naturalmente mettere sul tavolo vantaggi e svantaggi e le debolezze eventuali del nostro paese, che sono anche debolezza delle imprese, del sistema professionale, di noi amministrazioni. Quindi dobbiamo mettere sul tavolo tutte le questioni principali, le criticità e ragionare pacatamente, perché questo sistema consente effettivamente in un futuro di far crescere il comparto sicuramente, questo, ci sono prove a livello mondiale su questo, e di consentire un efficientamento e quindi una miglior spesa dei nostri soldi pubblici. Lei ha parlato non di obbligo ma in sostanza di vantaggi e svantaggi. Sì. Per chi lavora con la pubblica amministrazione, perché il BIM, perché dovrebbe pensare al BIM anche se non viene quasi mai richiesto? Proprio no, per una questione momento, di vantaggi? Aspetti, perché la pubblica amministrazione, una pubblica amministrazione che volesse, diciamo, dovrebbe implementare il BIM, diciamo, i sistemi digitali nei propri appalti a vari livelli, ove possibile e come possibile. Quindi non è un'esigenza che viene dal basso, ma dovrebbe venire dall'alto, dal committente. Se io fossi un privato cittadino direi, io non voglio che poi mi trovo il 30% di spesa in più, il 20% di spesa in più. Allora c'è qualcuno che mi dice come fare? Sì, qualcuno mi dice che esiste l'appalto digitale o comunque che esiste una gestione digitale dell'opera. Questo chiaramente però ha un riverbero in termini di costi. Ovviamente i costi dei professionisti sono dei costi presumibilmente un po' maggiori. E questo va altrettanto valutato, probabilmente il maggior costo del professionista è ampiamente recuperato da un minor costo dell'opera.